Sono Maria Grazia De Ponti, l'assessore ai servizi sociali del comune di Senago, perché è fuori, c'è qualche straniero, mi sembra, quindi vale la pena che mi A presenti. noi sembrava bello invece che far venire una compagnia da fuori, che peraltro ci sarebbe costata anche molto, chiedere invece alle donne di Senago di venire qui a dire dei pensieri loro. È che comunque non ci arrivi mai preparata. Mamma, passi tutti quei mesi a fare sogni di acque sotterranee, di grotte misteriose. E hai addosso una paura strana, nuova, leggendaria. A questo punto però, senti, sii coerente, perché non dovrei lasciarlo capire? Anzi, ti dico, lasciarlo capire è simpatia per conto suo. Giordano, ti dirando comunque, quindi vuol venire qua 2 volte. 2 volte però. Penso a quanto ho perso nella mia vita, a tutti gli anni che non ti ho visto crescere, che non ti ho visto tutte le mattine quando un nuovo giorno aspetta la tua vita. Vivere la gioia di crescere giorno dopo giorno, al di là di tutto, le sue gioie e i suoi dolori, ma essendo sempre lì. Allungando una mano quando serve, senza logica e senso, sembrano uscire da essa. Carezza mai stata così silenziosa e presente come la mano di Dio, ma io non ho visto che in questa mano c'era un solco di latte. Lontano, lo sentirete dal suo accento, però ha un marito senaghese, quindi l'amore vince. Sono argento.
scelto questo tema che parla della donna, la donna musulmana, come una ragazza, una moglie e una madre. E soprattutto state molto attenti perché adesso è difficile da capire. المرأة في الإسلام تتمتع بحقوق كثيرة متزوجة أو غير ذلك المرأة لها الحق في الامتلاك والتصرف في ممتلكاتها تتصرف به كما تشاء أو non quella di suo padre, marito o qualsiasi altra persona che è fornita dallo sposo alla sposa. Beata la donna, cosciente della propria femminilità e della propria missione nella Chiesa e nel mondo. Beata la donna, chiamata a trasmettere e a custodire la vita in maniera umile e grande. Beata la donna che mette l'intelligenza, la sensibilità, la cultura a servizio della vita, ovunque essa venga sminuita o deturpata. Beata la donna che si impegna a promuovere un mondo più giusto e più umano. Traccia sentieri di speranza per l'umanità. Si è ripronta da una invece, per caso sul bardale in verspeggio. Oh, genca caricatura, che scherzo la fa la natura. Pensavi più che anche vivi in tante vesti in sicunciata a 60 anni. Sa che minga premura va quindi la mia avventura. La sera, prin denari cusà, o tanti cerimonie fa noi scalvà in tutto il bosco. Va col mao, fino a vita. Per completare la scena, la facetta per la scena, trivolma su un bloccata, si è ritutta, sciamma per me, ma par d'aves la mia nonna. Oh, le venga finita, che sentì cos'è come ho detto. La memoria la ma metti in di guai, metti a posti roppe, e poi la trovi mai. Fino ai pe senti ingrussà, ful de coppa rurinà. Insomma, bucchè, tutta la giornata cercata. Di deve essere viva per quando devi morire. I migranti di varie nazionalità sono di Senago di origine, ma appunto credo che la dimensione del tempo vista dalla parte della donna possa anche contribuire oggi a recuperare questa dimensione dell'attesa dentro il tempo. Cosa resta di tanto spreco? Di tanto costruire e distruggere, di tanto partire e arrivare, di tanto riunire e dividere, di tanto raccogliere e disperdere, di tanto imparare e scordare, di tanto affermare e negare, di tanto produrre e consumare. Cosa resta di tanto peccato? Il tempo donato, uno spazio vitale. Resta la gratuità stupita ancora da regalare. Los dos muy juntos, muy juntos, cual no estaremos jamás, ella me dijo. Quisiera ser ola blanca de dos, ella me dijo. Quisiera ser lirio pleno de olor, que al pasar besar el aire, que al brillar besar el sol. Ese giro, dice su blanda canción, prende un beso en los labios como quien prende un amor, para estar aún en la muerte, cerca, muy cerca de ti.